Amici di Auto Digest, oggi vi presentiamo la Volvo XC60 R Design B5, un SUV molto accattivante con 249 cavalli e 2000 centimetri cubici di cilindrata, una macchina davvero tutta da scoprire. Questa versione con l'assetto sportivo è molto bella, molto grintosa, però c'è della Volvo che ha limitato la velocità a 180 all'ora per tutte le sue vetture. Quindi la nostra esperienza sarà molto particolare, perché un'auto di questa potenza con questo assetto e una velocità limitata a 180 all'ora limita magari le nostre ambizioni da piedi pesanti. Comunque è un'auto molto veloce, riprende velocità in maniera brillante e in autostrada, ammesso e non concesso che si voglia superare certe velocità, si viaggia benissimo entro i limiti e anche oltre. I 7,1 secondi da 0 a 100 parlano chiaro sulle possibilità di questa vettura. La Volvo dice che deve fare 180 per sicurezza. Comunque si viaggia come su un'astronave, comodissimi. In città la brillantezza si fa valere ai semafori e nelle riprese, ma soprattutto bisogna vedere la dolcezza con cui questa vettura si pone. È maneggevole, la visuale è alta e comoda in ogni caso, e anche sui vialoni delle città bisogna stare molto attenti a non superare i limiti, perché è veramente una vettura docile e scattante, grazie al motore elettrico che aiuta nelle riprese quello termico diesel 4 cilindri da 235 cavalli. Sulle strade extraurbane è un piacere guidarla, davvero si sente una vettura di livello superiore. La tenuta di strada è ottima, tenendo conto dell'altezza e del peso di quasi 2 tonnellate. Comunque il cambio a doppia frizione aiuta in questa guida fluida e piacevole. E si viaggia veramente con una sensazione di sicurezza elevatissima, ma non solo, anche di grande benessere, perché è questo il valore della Volvo: sicurezza e benessere. Poi questa vettura è equipaggiata con sedili regolabili anche nella lunghezza della seduta, cosa che aggiunge qualità alla vita a bordo. Insieme ai molti sistemi di sicurezza che questa Volvo presenta, ulteriori, oltre alla frenata automatica, ci sono i fari adattivi in curva, ci sono le sospensioni pneumatiche che aiutano molto quando si vuole uscire fuori dalle strade e affrontare anche dei discreti fuoristrada. C'è una funzione apposita nel settaggio che alza l'altezza della vettura e permette di superare delle piccole asperità del terreno, dei piccoli fossati che si trovano quando magari si vogliono raggiungere delle spiagge o anche raggiungere la casa in collina o di campagna. L'abbiamo testata anche su terreni scivolosi come la neve, oltre alla sabbia, e veramente bisogna dire che ha una grande trazione che non guasta. Ma adesso diamo un'occhiata anche agli interni, che in questa versione R-Design, particolarmente poi arricchita, ha i sedili, come abbiamo detto, con innumerevoli regolazioni in pelle di grande qualità. Come al solito, l'impianto stereo della Volvo offre anch'esso un piacere immenso, perché anche questo, soprattutto quando si deve andare a 130 e a meno di 180, la musica a bordo è essenziale. La Volvo XC60, come sappiamo, non è molto vistosa, ha un'eleganza e una notevole qualità alquanto sobria, a parte il grosso display centrale che offre tantissime informazioni e regolazioni e si usa quasi come un tablet. Al di là delle nostre sempre certe perplessità sulla distrazione che un display centrale può portare, ma ormai le case si affidano a questi computer di bordo, a questi tablet. Passiamo al bagagliaio. Il portellone si apre anche
mettendo il piede sotto la vettura, in modo che se si hanno le mani occupate si apre. Veramente ampio il bagagliaio, abbattendo i sedili diventa un furgone, come ci si può aspettare d'altronde. Per il resto il consumo da una vettura di 2 tonnellate con questa altezza non ci si può aspettare un consumo limitato. Diciamo che nonostante il grande aiuto in accelerazione del sistema elettrico ibrido non si superano i 12 km/l.